farina e lievito di birra sono introvabili, esauriti nella maggior parte dei supermercati. Nonostante il cibo non scarseggi, i produttori continuino a pieno regime e anche la logistica funzioni senza limitazioni, alcuni alimenti hanno subito un balzo delle vendite tale da sembrare introvabili. La farina, ad esempio, ha registrato un aumento delle vendite in Italia addirittura del 180%, eppure il lievito viaggia su queste percentuali. Non c'è però motivo di pensare che non basti, anche perché la produzione di frumento tenero in Italia conta numeri importanti e solo a Torino, con 19.500 ettari, se ne producono più di 1 milione di quintali. Se manca sugli scaffali, spiegano i rappresentanti della grande distribuzione, è perché si sta riorganizzando la logistica dei magazzini in base a nuove esigenze di spesa dei consumatori e perché non si fa in tempo a rifornire le parti. Il presidente di Coldiretti Piemonte, Roberto Morcalvo, spiega che i prodotti alimentari finiscono perché c'è un forte aumento di consumo. Si comprano meno prodotti finiti in pratica e più ingredienti di base della cucina, ma assicura che non ci sono prodotti a rischio. Intanto, se proprio non trovate il lievito, ma avete la fortuna di avere in dispensa la farina, si può provare a fare il pane azimo, oppure utilizzare alcuni sostitutivi del lievito di birra come l'acido citrico e il bicarbonato di sodio. Questa potrebbe essere anche l'occasione giusta per cimentarsi con il lievito madre e provare, per i più esperti, la lievitazione spontanea.